dell'Optic legata ad alcuni punti d'osservazione in città. Non credo sia stata approvata dal CTOS. Ti suggerisco di raggiungere quei punti per provare questo aggiornamento dell'Optic. Aggiungi la Furzone Tower Block, che non ho capito dove sia. Comunque, ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Watch Dogs Legion. E continuiamo con questo DLC, possiamo chiamarlo così perché è un contenuto a pagamento che però è trovato incluso nel pacchetto dell'Ultimate Version, non so come si chiami, comunque insomma la versione più cara del gioco, riguardo questa cosa degli assassini che sono, diciamo, riportate alla luce in questo Watch Dogs Legion. E riportate alla luce perché, tristemente, come detto, è un gioco che ha molte lacune e, diciamo, questa è un po' una scusa per avvicinare un po' i fan, soprattutto quelli della Ubisoft, a questo mondo. Comunque, chiamiamo un drone da carico che ci porti dove vogliamo noi. Fammelo controllare però, perché devo far salire la nostra recluta sopra e poi portarla a destination, come la location di Alessandro Borghese, uguale. Punti di osservazione, vabbè, quanti ne abbiamo fatti, ragazzi? Noi che portiamo Assassin's Creed su questo canale e siamo già ad Assassin's Creed Revelations, che in realtà sono già ad Assassin's Creed 3 inoltrato, perché ovviamente faccio le cose in anticipo. Quanti ne abbiamo fatti? Con questa musichina qua, poi. Tutto con questa musichina qui. Mi sembra che questa meccanica, cioè questa patch, sia un successo. Guarda cosa hai sbloccato. Che ho sbloccato? Fai l'audio. Questo è un messaggio per Darcy. So che ti ho detto di non seguirmi, quindi scommetto che hai fatto il contrario. I Templari sono ovunque in questa città. Hanno agenti dappertutto. Il Sears, Albion, persino il Clan Kelly. Di segnare le informazioni per te e per la confraternita. Possiamo batterli. Dobbiamo solo provarci. Oh, Lucas, la sua voce è piena di idealismo. È l'occasione perfetta per prendere due piccioni con una fava. L'ordine dei Templari e la congrega di tutti coloro che già odiamo. Mi pare giusto così. Recuperano fatto Leather Lane. Io, raga, ho caldo. Solo che ho aperto la finestra col sole che picchia, e quindi non so quanto bene abbia fatto. Anyway, allora abbiamo questi tre contratti da fare e allora li andiamo a fare subito. Leather Lane è il primo. Però dove me l'hai messo? 760 metri? Ma ci si può anche andare, dai. Anche se vorrei che tu me lo tracciassi su GPS, ma lo so che ti chiedo troppo. Bonoli. Darcy, se stai ascoltando questo messaggio, sappi che la situazione è grave. I Templari hanno preso alcuni manufatti degli assassini e li tengono sotto chiave senza ragione. Ho provato a recuperare qualche manufatto, ma è dura. Le valigette sono dotate di una chiusura. Quando ti scoprono, si attiva la chiusura. Non c'è verso di aprirle, almeno per un bel pezzo. Tu sei... Ecco, l'ho già scoperto. Cerca di recuperare quegli oggetti per la confraternita. E la custodia si è chiusa. Via di qua. Fuggi dalla zona, ma vaffanculo! Va bene, e cambiamo posto.
cambiamo posto. Così, mi hanno subito beccato così, a cazzo duro, che devo dirvi. Si sa che il DedSec è odiato e questa ne era la prova. Ehi, Darcy. Sto incontrando templari in tutta la città. Sono sfuggenti, si nascondono in uffici protetti da guardie. Ho scoperto di poterli stanare hackerando la loro rete e sabotandola senza pietà. Ora sanno con chi hanno a che fare. Ho dovuto vedermela con un bel po' di scagnozzi prima che il templare venisse fuori, ma ha funzionato. Ora lo sai. Ok, hack la serve dei templari. Tanto mi piacerebbe tipo prima entrarci qua dentro, poi fare le cose. Allora, controlla. Non essere scoperto deve essere un'impresa, cioè. Tanto, boh, partiamo da te. Oh, pesi più del previsto. Se tipo facessi così... c'è una di persona, giustamente. Va bene. Tradimento. Era l'unica soluzione, ragazzi. Disattiva. Controlla. Consegnati. Sbarbagliati. Troviamo il sospetto. Mi metto al riparo. Ciao. Inviate qualcuno in aiuto. Va bene. Tanto, sti cazzi. Abbiamo perso il sospetto. Torniamo di pattuglia. Vieni qua. Ale. Droni, torrette, cazzi vari, fuori dalle palle. Vieni a me. Disattivare le telecamere di sorveglianza del centro o interferire con il loro funzionamento è perseguibile. Poi c'avevo anche il mantello. Io penso un po' che coglione che sono, che non l'ho manco usato. E quanto si può essere coglioni in questo mondo? Ecco, io sono la palese rappresentazione di ciò. Comunque, dove si disattivano gli allarmi? Là. Grazie. Dammi un momento per dedicarmi a questo computer dei templari. No, chi m'ha visto? Madonna, quanto è lento, ragazzi. Sospetto, colpito! Cazzo, sono un fottio. Merda. Che questo dovrebbe essere una soluzione. Fammi fare una cosa molto saggia, andare su. E poi, se resistiamo, scappiamo da su. E siamo all'80%, dai. Stalbion del cazzo. È la tua fine. 9. Via. Abbiamo dovuto solo spaccare tutto e tutti, ma ecco la Templare. Non di qua. Neutralizza il membro dei templari. Aspetta. Sospetto ha cambiato la logica. Eccolo. Per le palle. Ok, un contratto su te l'abbiamo fatto. Lucas. Non è stato così semplice, però. Due giorni. Adesso basta. Non posso rischiare la pelle per te.
Non voglio che tu faccia una brutta fine, ma sei stato egoista a spingermi a seguirti in questa pazzia. Non possiamo affrontare i Templari, nemmeno se tutto il resto di noi marciasse insieme su Londra. Gli assassini sono ancora troppo deboli. Sei sempre stato impaziente. Vuoi smetterla di sparire nel nulla? Lasciati trovare. Hai fatto vedere a quella Templare chi comanda? Noi. Siamo noi che comandiamo. Per ora. Allora, Barbican Center l'abbiamo fatta. Adesso ci vuole Royal Muse. Dov'è Royal Muse? Un culo. Sì, vabbè, ciao. Siamo intorno a Buckingham Palace, quindi vuol dire che è un bel cazzo nel culo. Ve lo dico già in partenza, così ve ne fate una ragione. Sto sudando come un dannato. E dammi questo. Raggiungo il Buckingham, piripipiripa, poi che faccio? Abbiamo sempre servito questa città. Forse i tempi sono cambiati. Roba, ma hanno fatto senza farti scoprire. Strano di quel veicolo. Via al blocco. E la custodia si è chiusa. Ma vaffanculo. Si torna da quell'altro? Si torna da quell'altro. Posso tornare a Leather Lane? Segnalano un sospetto ostile nella vostra area. Ricevuto. No, non c'è nessun sospetto ostile. È tutta tramessa in scena. Che poi uno fa le cose di nascosto, no? Ma in realtà non serve a un cazzo. Torniamo a Leather Lane, che vi devo dire. Metti di cercare, brava. Tanto è inutile. Sì, andare qui. Da qua però. Solo lavorare e fare qualsiasi cosa. La Albion in città! Porta solo in città! La Albion in città! Porta! La chiusura si è disattivata? Meno male. Arraffare il manufatto di prima. Oh, ci si farà prima o poi. Magari 664 tentativi, ma ce la faremo. Altro, voi mi diceste prima dove vi piazzate, io capito? Ecco, allora fammi fare una cosa, telecamera, dato che ce l'abbiamo, ecco, vieni qua. Sta lì, telecamera. Questa. Che due coglioni però, che no. Sti angoli del cazzo. Esca trappola, attira. C'è qualcuno. Bene. D'accordo, sarà meglio dare un aiuto. Ciao. Dammi sta valigetta. Anzi, è una safe, meglio. Cos'era? Va bene. Collana di Jacob Fry. Il messaggio ti arrivi. Mi dispiace se abbiamo litigato quando sei partito. Ce l'ho ancora con te per avermi costretta a inseguirti fino a Londra, ma... Ah, mi dispiace. Sei stato uno stupido a non ripensarci. Essere un assassino non significa affrontare i rischi a testa bassa. Noi siamo pazienti, restiamo nascosti e attendiamo il momento migliore per colpire. Forse avrei dovuto spiegartelo meglio e senza urlare. Ma sono cose che dovresti già sapere. Sto cercando di chiederti scusa. Mi dispiace. Ti prego, torna a casa. Va bene, allora uno l'abbiamo preso, cioè in realtà due li abbiamo fatti.
manca il terzo. Royal Muse. Sempre sto bastardone qua. Il dispositivo è nostro. Non ho capito. Vedi che c'ho una importante roba di lavoro. E mi hanno le foto su Messenger, ma non le legge. Comunicazioni hanno disattivato la chiusura del manufatto. Meno male. Che riuscirai a farti perdonare? Me lo auguro. A vedere se c'è qualche oggettino da e mi butta in culo. No, devi darmi con la telecamera lì, cazzo. Qua però non c'è niente. Allora è dentro. Anzi, è sotto nel garage. Il problema è fare fuori questi due alla fine. Perché secondo me è proprio quella la questione. Fammi fare una cosa. Fammi fare la genialata, squadra. Modifica, prendi il ragno. Spider-Bot, chiamiamolo come si deve. Fuori. Non mi vedi. Dove sei sparito? No. Cazzo, era qua la trappola. Ci si posso andare con lo Spider-Bot a prendere le cose? No, perché a sto punto, se tanto mi dà tanto, ci vado con lo Spider-Bot. Come se ci vado con lo Spider-Bot, ragazzi? E certo, tutta sta fatica prima per nulla. E dai. Lucas. Bastone animato. Ti sei convinto che in passato i nostri antenati hanno salvato da soli Londra dai Templari e quindi possiamo farlo anche noi. Ma la storia non è tutta qui, o sbaglio? Potevano contare su un'intera banda e sull'aiuto di un altro assassino. Tra i loro alleati c'erano alcuni tra i personaggi più brillanti della storia e nonostante tutto, i nostri antenati se la videro comunque brutta. Noi non abbiamo nessuno, siamo noi due. Non sto dicendo che non ti aiuterò in questa pazzia, ma penso che tu abbia capito. I nostri antenati hanno rischiato molto. E vale anche per noi. E vale anche per noi. Va bene, e abbiamo finito sincronizzo oppure c'è qualcos'altro? Ok, Royal Muse ce l'abbiamo. Però che spasso, l'avreste mai detto che vi avrei insegnato un paio di cosette sulla resistenza? Non ti avremmo reclutata se avessimo pensato che sei facile da uccidere o che sei incompetente. In quanto a complimenti ambigui non ti batte nessuno, Bugly. Caso a Bugsy. Dopo un po' ti ci affezioni pure ai suoi commenti del cazzo. Missione completata. Perfetto. Ragazzi, c'è risincronizza. E risincronizza, ragazzi, la facciamo la prossima volta. Like al video. Ma ti attende ben altro. Iscrizione al canale. E ragazzi, alla prossima. Da dire tutto, un bacione, ci vediamo.